Benvenuti, benvenuti e vediamo in questo video come farti cercare da una donna facile e veloce. Bene, bene. Allora, prima però metti un like se il video ti piace, condividilo con i tuoi amici. Ovviamente iscriviti gratuitamente al canale attivando la campanella, così potrai ricevere la notifica dei nuovi video. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino Super Grazie e fai una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino Abbonati, che sta vicino al tastino Iscriviti, e selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo dunque al tema, come farti cercare da una donna facile e veloce. Allora, se vuoi farti cercare da una donna in modo facile e veloce, intanto la prima cosa che devi fare, caro ragazzo, è agire in parallelo, su più fronti, perché devi sfruttare il fenomeno delle donne che è molto molto attivo nelle donne, che è il fenomeno della preselezione, cioè le donne si agganciano quando ci sono altre donne che sono agganciate a te fondamentalmente. Non è proprio una sorta di gelosia, perché in realtà la gelosia si manifesta quando tu hai già una storia con una persona. In realtà non si tratta di gelosia, si tratta proprio di preselezione, cioè se tu interagisci e flirti, diciamo così, giochi il gioco del flirt, fatto da maschio alfa, non da catramista a casa integrato senza fissa dimora, fatto da maschio alfa, riesci a coinvolgere tante donne, nel senso che tante interagiranno con te, e tu non è che devi dire a una che esiste l'altra, tanto lo scoprono da sole. Le donne, da questo punto di vista, sono dei segugi. Quindi quando tu ti fai vedere che non sei appiccicoso, interagisci ogni tanto, interagisci molto nei social, ad esempio, stai tranquillo che loro troveranno subito. E anche se non ci fossero, diciamo così, per dire le trovano lo stesso, perché la donna è specializzata in questo. E quindi andrà a spiarti nei social. E si renderà conto che ci sono altre donne che sono interessate a te. Ripeto, paradossalmente le troverà comunque, quindi, però tu interagisci con tante donne in modo tale che inneschi subito un fenomeno di preselezione. Ovviamente non devi giurare a lei amore eterno, cioè, anzi, a una donna digli che non vuoi avere una relazione. Questa è un'altra cosa interessante. Le donne inseguono, hanno questa fissa, probabilmente data dal fatto che diventano madri, non so qual è il motivo, per cui ti vogliono trasformare. Ti vogliono trasformare. Se tu ti presenti come un libertino, puttaniere, figlio di mignotta, ti vogliono trasformare in un uomo, fedele nei secoli come l'arma dei carabinieri. Hanno questa caratteristica, cercano il puttaniere e vogliono renderlo fedele. E quindi non devi farti vedere assolutamente fedele, cioè devi farti vedere indifferente. Questo è fondamentale, è veramente fondamentale. Poi quello che devi fare è però nell'interazione fare un'interazione intelligente, cioè non parlare delle cose che piacciono a te, ma amplifica quelli che sono i loro turbamenti, amplifica quelle che sono le loro, come dire, paure. Devi fargliele crescere. Se temono la solitudine, ad esempio, fagli vivere, senza dirglielo, cioè dire, butta alcune frasi in modo tale che si immaginino un futuro in cui saranno vecchie senza soldi, da sole, senza un uomo di valore, o magari con qualche catramista, casa integrato, senza fissa dimora, e gli barberà pure la pensione. E questo
È un punto molto importante, questo è un punto fondamentale. Perché le dai emotività così? E quindi questo è un altro punto fondamentale. Poi, ovviamente, quando interagisci e se hai interagito bene online in questo modo e poi le incontri offline, stai tranquillo che sei tirato bene l'elastico del desiderio e lavorando su più fronti, diciamo, con più donne in parallelo. È abbastanza facile che accada perché non è che hai la frenesia di vederne una, tanto poi fai il giro delle sette chiese e prima o poi vengono tutte. E è molto probabile che lei te la darà, perché un'altra idea sbagliata che hanno le donne è che pensano che dandola gli uomini si innamorano, invece noi uomini non ci innamoriamo se ce la danno, solo che tanto puoi anche dirglielo, ma tanto non lo capiscono e quindi te la daranno. E una volta che te l'hanno data, il gioco è fatto perché devi semplicemente scappare, non devi semplicemente non essere più disponibile, non devi essere semplicemente più disponibile, poco disponibile nei loro confronti, magari facendogli intendere velatamente che non è che ti è piaciuto quello che hanno fatto. Ci sono alcune che si trasformano, diventano piuttosto che la prossima volta che le vedi fanno dei numeri da circo proprio, perché, come dire, vogliono dimostrare di essere, insomma, tirano fuori proprio la mignotta che è in loro. Ecco, quindi, facendo leva, diciamo, su queste cose, in modo facile, veloce, senza dedicare tante energie, perché non vale la pena dedicare tante energie. Accade tutto naturalmente, no? Tu dai i giusti stimoli, queste si infertizzano da sole, quindi autoalimentano da sole, no? Più, anzi, meno, bisogna fare proprio il minimo indispensabile, perché devi suddividerti su più fronti, fondamentalmente, no? Perché poi si crea proprio questa sinergia, per cui è come, diciamo, un qualcosa che va avanti da solo, no? Tu a quel punto lì non devi fare più niente. E loro si ingrifano da sole, diciamo, una con l'altra, e tu devi soltanto poi, come dire, tirare la rete, ma le pescioline nella rete ci finiscono da sole, fondamentalmente, senza quasi fare niente. Ecco, questo è il modo più semplice, più facile, più veloce, più efficace che ti permette di risparmiare tempo, denaro, energie. E portare a casa, diciamo, un buon raccolto, una buona pesca, diciamo, pesca pescatore, una buona pesca senza, diciamo, fare sforzi. Direi che è la soluzione migliore. Metti un like se il video ti è piaciuto e ovviamente condividilo con i tuoi amici.